L'Associazione Agro di Isola Sacra, con il patrocinio della città di Fiumicino, ha organizzato la prima edizione della Sagra degli Ortaggi Isolani, dedicata alla promozione dei prodotti orticoli locali, organizzata in via di Valle Sarca all'Isola Sacra. Siamo con Franco Osvaldo Faieta, presidente dell'Associazione Agro di Isola Sacra. Presidente, in cosa consiste questa festa? Questa festa consiste semplicemente nel rappresentare la vita agricola di questo territorio. Forse non tutti sanno che Fiumicino è tra i comuni agricoli più estesi d'Italia. Diciamo, ci sono attive oltre 600 aziende che producono una quantità di prodotti orticoli e non solo orticoli. Qui noi nella fattispecie parliamo di Isola Sacra. Isola Sacra, sapete tutti che è un terreno che è stato bonificato a partire dagli anni 20 e nel prossimo 2020 festeggeremo il centenario della bonifica. Ha avuto una forte vocazione agricola per i primi 50-60 anni, soppiantata poi da un'esplosione edilizia spontanea che ha un po' compromesso il territorio e ha modificato completamente l'aspetto agricolo dello stesso. Noi oggi, che siamo un'associazione che è nata proprio per portare alla ribalta, mantenere la memoria del nostro passato, vogliamo anche dare risalto a quei poche persone eroiche che ancora sul nostro territorio insistono nelle coltivazioni di ortaggi. Non sono tanti, i terreni saranno una cinquantina in tutto, forse anche meno, esclusi naturalmente quelli privati, una produzione agricola notevole, soprattutto per quello che riguarda gli ortaggi, carciofi, fave, patate, fragole stesse e compagnia bella. Isola Sacra, io vengo a precisare che non è solo il territorio dei famosi B4A, ci sono altre realtà che hanno bisogno di sostegno e aiuto, tra questi anche queste eroiche famiglie che mantengono viva una tradizione ormai secolare. Abbiamo parlato di prodotti locali. A Fiumicino c'è anche un birrificio artigianale, che è la birretta o birra da mare. Cos'è il vostro birrificio? Il nostro birrificio è un birrificio, assolutamente. E insiste qua sul territorio ormai da più di 10 anni e collaboriamo con tutte le manifestazioni, gli eventi su Isola Sacra, quello indubbiamente. Cerchiamo di esserci sempre, in modo da far capire, da far vedere, insomma, mostrare il nostro prodotto, che è un prodotto autoctono, proprio nato sul luogo e cresciuto qui, a Isola Sacra. Signora Nunzia, cosa sta preparando? Allora, stiamo preparando un condimento per la pasta che faremo stasera, che è una pasta un pochino particolare, nel senso che è una pasta che noi realizziamo con un grano antico che coltiviamo sui nostri terreni, lo coltiviamo in assoluta naturalezza, cioè senza uso di concimi, di servi, eccetera, quindi niente chimica. E lo maciniamo a pietra e con la semola che otteniamo ci facciamo una pasta semi-integrale. Il grano è il Senatore Cappelli, forse ne avrete sentito parlare, è un grano dei primi del Novecento. Siamo con Bruno Mizzon dell'Associazione Agro di Isola Sacra. Quali saranno i prodotti che questa sera si potranno mangiare alla Sacra? Allora, i prodotti sono tutti del territorio, per cui abbiamo i prodotti chiaramente che in questo momento sono in coltivazione, per cui abbiamo i carciofi, abbiamo le fave, le zucchine e parte altre piccole per quello che possono essere cipolle e così via. E poi oltre a questo abbiamo chiesto a alcuni pescatori, ci hanno dato delle alici perché comunque pure loro sono del territorio, vogliamo allargare il nostro modo di dire, di essere, e in collaborazione con alcuni pescatori ci hanno dato delle alici, perché facciamo anche dei cartocci di alici.